del faraù. La 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 la. Mio padre è Dio e io lo lodo. Mio padre è Dio e lo loderò. Io lo lodo, mio padre è Dio e lo loderò. In fondo al mare, i casi del faraò. La 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 la. Signor per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere, anche noi, Signore, per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Santo, santo, santo è il nome del Signore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, ti adoriamo, ti lodiamo. Signore, noi siamo qua in sacrificio vivente, in obbedienza a te, Padre. Ti vogliamo adorare, lodare, glorificare. Intervieni tu, Padre. Intervieni tu nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Accomodati. Capitolo 3 di Seconda a Timoteo. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, gli uomini, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà
ma avendone rinnegata la potenza. Sembra lo Spirito Santo sta parlando alla Chiesa. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. L'Evangelo ci parla della condizione dell'uomo. Dell'uomo che vive le tenebre, che vive il mondo, lo spirito del mondo. Continua e dice l'Apostolo Paolo, anche costoro schiva. Sta parlando che gli uomini, quelli che vivono il potere del mondo, e ciò che è il mondo, ricordatevi, è tutto ciò che non è sottomesso nel nome di Gesù Cristo. Ciò che è sottomesso nel nome di Gesù Cristo è il regno di Dio. Il regno di Dio è tutto ciò che noi facciamo sotto l'autorità di Dio. Quello è il regno di Dio, cioè per identificare, no? Anche la tua vita, il tuo lavoro, se tu la sottometti al Signore, e riconosci l'autorità di Dio sul tuo lavoro, sulla tua vita, sulla tua casa, allora vivi il regno di Dio. Perché il Signore ha istituito la decima e l'offerta? Proprio per questo motivo. Chi lo vive sottomette la sua vita al potere di Gesù Cristo, riconoscendolo. Chi non lo vive vuol dire che vive una sua autorità, una sua fede, un suo governo, e non vive certamente il regno di Dio. Capite? Il regno di Dio noi lo possiamo estendere alla nostra vita, alle nostre famiglie, glielo dobbiamo, prima di predicarlo alle nostre famiglie, viverlo noi. Dobbiamo imparare ad ubbidire, a sottostare al Signore, alla sua autorità. E allora noi viviamo il regno di Dio se noi riconosciamo l'autorità di Dio. Riconoscendo l'autorità di Dio, siamo in dipendenza diretta dal Signore. Siamo sotto il suo governo. Stiamo parlando di fatti spirituali, dello Spirito su di noi, su ciò che regna su di noi. Infatti io, quando parlo ad alcuni di alcune cose dei nostri, di ubbidienza, perché chi vive il regno di Dio, io parlo in maniera, come dire, spirituale, secondo il regno di Dio. Chi non lo vive, parlo il linguaggio che vive. Uno che gli fa indigesta l'ubbidienza non glielo dico neanche, la predico, viene predicata, ecco perché è importante la predicazione. Magari direttamente non glielo posso dire se la sente, si affligge, si confligge, entra in tensione, entra in contenzione con me. Lode Gesù Cristo. Però chi lo vive desidera l'ubbidienza. Chi vive il regno di Dio desidera l'ubbidienza. A me piace quando vengono i fratelli e mi dicono, pastore, dimmi quello che devo fare.
Ogni tanto qualcuno me lo chiede, poi te lo dico. E se cambia? Ecco qua, la sorpresa. E se cambia? È una fortuna. Lode Gesù Cristo. A me fa piacere quando i fratelli mi chiedono. Fa piacere significa che credono nella predicazione, nella parola di Dio, e lo vogliono vivere, perché comprendono che le cose dello Spirito sono sotto l'autorità di Dio. Il potere è suo. L'unico che può liberare dal potere dei demoni e il potere del male è il Signore Gesù Cristo. L'unico che può benedire è il Signore Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Il regno di Dio. Il regno degli uomini. Dice, negli ultimi tempi verranno tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti. Gli uomini. Sta parlando dei cristiani. Noi dobbiamo seguire questo spirito. Dobbiamo seguire questa tendenza, questo modo di fare, quello degli uomini. Noi siamo chiamati a seguire lo spirito di Dio, che è contrario a questo. Cioè, il Signore ci sta dicendo, vedi come sono gli uomini, come saranno gli uomini negli ultimi tempi, saranno così, saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, senza gratitudine, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede. Lo spirito del mondo, ecco perché noi abbiamo bisogno di andare alla presenza di Dio, per essere lavati e purificati dallo spirito di questo presente secolo. Noi abbiamo bisogno del lavacro di Cristo. La parola, noi questa sera, la sua parola ci sta purificando. Venendo al culto, noi abbiamo compiuto, stiamo compiendo un sacrificio, ma che è bene per noi, perché veniamo purificati dallo spirito del mondo. Lo spirito del mondo è questo. Quando vedete che qualcuno tende a somigliare a questi elementi che abbiamo letto, è perché lo spirito del mondo, per affetto, per amore, per interesse, per quello che vuoi, ma l'uomo può essere toccato. Ma il Signore è venuto per liberarci. Ancora oggi Egli è in mezzo a noi per liberare tutti coloro che vanno a Lui. Questa sera siamo davanti alla Sua presenza. Tu vuoi essere liberato? Tu puoi essere libera, libero nel nome di Gesù Cristo. Scegli Gesù Cristo questa sera come tuo Dio e tuo Salvatore, come Re e Signore. Dice, ma l'abbiamo scelto. Sì. Ma poi durante il cammino, durante gli eventi, giorno dopo giorno, bisogna vedere se è il tuo Dio. Perché poi, se ci sono effetti negativi, gli effetti negativi non sono del regno di Dio. Gli effetti della maledizione non sono del regno di Dio. Non sono effetti del regno di Dio. Queste caratterialità non sono del regno di Dio. Non sono del regno di Dio. Dice, schiva anche questi. Avente le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza, anche costoro schiva. Anche questi
Non ti avvicinare a loro. Quando vedete qualcuno che inizia o che ha questo modo di fare, dice l'Apostolo Paolo, per lo Spirito Santo, schivali, state lontano da coloro che sono in questa maniera. Sai perché? Le cattive compagnie, dice, corrompono i buoni costumi. Io quando ero ragazzo a casa avevo un bordellino con mia madre, perché lei vedeva le persone che frequentavo. A casa avevo un teatrino, nel senso, tutti i giorni, perché a me era tipo carabiniere, marcamento a uomo, a vista. Lode Gesù Cristo. Marcamento stretto. E lei si regolava, e faceva bene, dalle persone che uno frequentava. È vero, no? Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. È una santissima verità. È anche scritto. Quindi noi dobbiamo stare attenti, purificare la nostra vita e non farci toccare dallo spirito. State leggendo? State ascoltando? Lo dice il Signore. Pastore, predica la parola, predica ciò che è scritto da migliaia di anni, che il Signore ci ha lasciato. Poiché dal numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano la verità. Uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Perché il Signore ci dice questo? Perché? Perché i genitori ci dicevano di stare attenti alle compagnie? Perché? Perché le cattive compagnie corrompono. Lo spirito del presente secolo è lo spirito della corruzione. La corruzione è fortissima, è un elemento dello spirito del mondo ed è incredibile. Sa come entrare nel cuore degli uomini, il diavolo. Io tutti quelli, e noi per esperienza, chi è più avanti nella fede sa per esperienza, che tutti quelli che hanno detto io andrò, lo prenderò per le corna il diavolo e te lo porterò qua, ancora li aspettiamo. Quanti si sentivano forti nel dice, a me Satana non mi toccherà mai. Ah mia pastore, e che Satana. Lode Gesù Cristo. Capisci? Satana conosce la debolezza degli uomini. Conosce la debolezza,
conosce la nostra debolezza. Noi abbiamo delle debolezze, come dire, di natura, che ci porteremo... Per favore, quando predico devi stare in silenzio. Poi mi devi fare domande quando siamo sopra. Prego. Lode Gesù Cristo. Spirito Santo, benedetto il tuo nome. Gloria a Gesù Cristo. Hiratai che ne ho saluto. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole regnare nei cuori. Vuole mettere pace. Vuole liberare da ogni tensione, da ogni malanimo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi abbiamo strutturalmente, per natura, delle debolezze. Ecco perché il Signore, conoscendo la nostra natura, ci dice: io ve lo confesso, dicevo quando ero ragazzo a mia madre: ma non ti preoccupare, che io non faccio quello che fanno quello. Non era vero, era una menzogna. Io gli dicevo la menzogna, ma aveva perfettamente ragione. Quello che facevano gli altri lo facevo pure io, fratello. È la nostra natura, è la natura. Non è che c'è quello è forte, quel... Tu non puoi gestire gli spiriti. Tu li puoi gestire nel nome di Gesù Cristo. Se hai l'unzione, se hai il mandato, se sei coperto, hai il potere. Se no, sei sotto il potere. Senza il mandato si è sotto il potere. Si è esposti al potere degli spiriti immondi. Non c'è nulla da fare. Questa è la legge, le regole dello spirito. È l'ordine dello spirito. Non c'è. Io vi confesso, raccontavo menzogne per giustificarmi, mi dovevo giustificare, ma aveva ragione. E c'era mia madre che, grazie a Dio, mi beccava una predicazione a serata, proprio a qualsiasi orario tornavo, arrivava nella mia stanza e mi faceva la diritera. Alleluia. Non mi piace, dice, con chi stai frequentando. Ma no, ma che dici? Vedi che io so quello che fanno quelli. No, io no. Non era vero. Non era vero. Perché siamo così, l'uomo è così, no? Che per quanto tu ti possa ritenere, io mi ritenevo forte, mi ritenevo sapiente, io intelligente, però ero più schiavo degli altri. Perché quando sei nell'insieme non puoi fare a meno, no? Se no viene escluso dal gruppo. Lode Gesù Cristo. Mamma, stasera ho beccato. Io ho beccato nel segno, perché vedo lo spirito e i volti. Ma perché? È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ti vuole liberare dal potere dei demoni. Ti vuole liberare dal potere per essere libero. Cioè, io riconosco Gesù Cristo, ne posso parlare. Ci sono passato, sono stato liberato. E ho lasciato. Capite? Mi sono pentito, sono un pentito. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo. Quindi noi per natura abbiamo una natura che è attaccabile.
è attaccabile, una natura attaccabile. Alleluia. È attaccabile. Perché il diavolo conosce l'uomo, la debolezza dell'uomo. E l'uomo non è perfetto. Ecco perché il Signore dice: schiva costoro, schivali, lasciali, non frequentare. Frequenta quelli buoni, meglio di te. Cioè il consiglio dei nonni, no? È un consiglio sapiente, è un consiglio che è condivisibile con lo Spirito di Dio. Quello di frequentare quelli più santi. Tu vuoi frequentare, vuoi imparare chi devi frequentare. Non quelli più... Vedi cosa avviene, no? Che chi va verso la contaminazione cerca quelli che sono contaminati. Perché alcuni non riescono ad attrarre altri? Perché alcuni non vengono mai da me? Perché da me non è che c'è condivisione. Io... Perché vengono da... Che da me quando vengono ricevono quello che devono ricevere, li mando al paese nativo. Lode Gesù Cristo, al paese natale. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo conservare, preservare la nostra vita. Perché la nostra vita spirituale, la vita dei nostri fratelli, famiglia, figli, moglie, mariti, la dobbiamo difendere dallo spirito immondo che è pronto a distruggere, a consumare tutto ciò che è santo. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, cosa ci dice lo Spirito Santo? Gli uomini saranno, cioè più tempo passa e più saranno così. È scritto. È scritto. Dice, no, basta... Oh, ogni tanto sento qualcuno che mi prende per un esagerato, no? Io mi sento, per farmi sentire, no? È lo spirito, anacronista, cioè, fuori dal tempo. Dice, ma questo dici, è un'esagerazione. Non è un'esagerazione, fratello. È scritto. E non si può cancellare ciò che è scritto. Ti devi solo arrendere, che questa è la verità. Io dico che tutto ciò che il Signore vuole per noi è verità. E quello che noi pensiamo che non è conforme a verità è menzogna. Io dico che se ho un contrasto con le scritture, con l'indirizzo, io dico, io sono nell'errore, non le scritture. Nell'errore sono io, siamo noi se c'è un errore, non le scritture. Dice, no, è sbagliato la storia. Ogni tanto qualcuno esce, ma sai, questo vuole dire perché è lo spirito che cerca la giustificazione e cerca di torcere. Dice, sta scrittura, torcimola, così è più vicina a noi quando viene. Lode Gesù Cristo. Qua dice, lo dice chiaro. Gli uomini andranno così. Noi dobbiamo portare lo spirito nel mondo. Cioè dobbiamo trasmettere le cose di Dio. Noi dobbiamo avere questa forza, questa unzione. E la possiamo. E Dio vuole questo per noi. Lo vuole. Sai che il Signore vuole questo? Che noi diamo, trasmettiamo le cose di Dio nel mondo? Lo vuole. Non che noi
ci chiudiamo, che andiamo a portare frutto, significa che prima ci dobbiamo fortificare. Fortificare. No, che dice, mi faccio, non ti preoccupare, vado con gli amici, faccio una passeggiata, stai tranquillo, stai tranquillo. Uno fuma, uno si gioca, uno è, oh, ma io sono santo, papà, papà, mamma, sono santo. Io non c'entro. Io ero così, ero come gli altri. Oh, ma quelli fanno, oh, ma io. Confesso che ho detto una miriade di menzogne. Lode Gesù Cristo. Tu non hai mai detto menzogne, eh? Va bene, dai. Nato santo. Alcuni sono nati, ma io sono nato santo. Va bene. Io no, io non sono nato santo. E Dio ci ama così come siamo, con le nostre imperfezioni, con i nostri difetti, ma ci vuole curare, vuole curare le nostre imperfezioni. E io dico, Signore, grazie, perché Tu hai a cuore, non ci hai scartato, non mi hai scartato, perché se Tu mi avessi scartato, non saremmo qua, io non sarei qua, neanche i miei fratelli. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Schivali senza amore per il bene. Schivali, traditori. Dice, poi uno diventa traditore. E frequenti traditori, impara il tradimento. C'è un proverbio antico sempre, torniamo ai proverbi antichi. Dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Oh, gli antichi, oh, su ste cose ci azzeccavano. Perché? E conoscono, cioè l'uomo conosce lo spirito dell'uomo. Cerca di stare con i santi. La tua compagnia, fatti una compagnia di santi, cerca la comunione con i santi. Non significa che noi dobbiamo andare nel mondo e portare lo spirito di Dio, ma io non vado con i miei ex, cioè amici di prima al pub. Io se vado, vado con i miei fratelli, che la cosa più estrema di cui parliamo è del calcio. Se esci con quelli del mondo è la cosa meno estrema, cioè si parte da là. O no? La storia che dice. È così, fratelli, è così. Lo spirito del mondo che condivide. Questo. Dice costoro, sta parlando di costoro, no? Poi dei peggiori, quelli peggiori qua, non so se l'avete capito chi sono i peggiori, sono quelli che avendo la forma della pietà ne hanno rinnegata la potenza. Questi sono i peggiori. Leggete. Sono i peggiori. Perché spiritualmente questi sono, guarda, gli riserva lo Spirito Santo su questi. Quelli che hanno la forma della pietà e ne hanno rinnegata la potenza. Guarda come li tratta qua. Poiché dal numero di costoro sono quelle che si insinuano nelle case e aggregano donnicciuole cariche di peccati, cioè aggregano a sé tutti quelli che nel cuore sono pieni di cupidigio e di desideri.
il desiderio sfrenato si attira. Dice, questi attirano quelli che hanno questo desiderio. Cioè, gente che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Sta parlando di persone che si insinuano, che sono e non sono. Sono in mezzo a noi e non sono in mezzo a noi. Cercano di imparare ma non imparano mai. Dice, come Yannè e Yambrè contrastarono Mosè, così anche costoro contrastano la verità. Persone corrotte di mente, riprovate quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Ma quanto a te, tu hai tenuto dietro il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi. Guarda, qua dice la cosa contraria. E come la pone? Dice, tu hai imitato, sei venuto dietro, hai imitato la mia, dice, il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze e quello che mi avvenne ad Antiochia, Iconia, la Listra. Sai quale persecuzione ho sopportato? Il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ah no. Come faccio? E dice che Dio l'ha liberato da tutte. Dio ci libera da tutti. Alla fine, sai qual è la risultanza? Il risultato, Dio ci libera da tutti. Signore, grazie. Cioè, qua tu vedi oltre. Dice, mamma, dice, quanti problemi. No, ma scusami, ma non vedi il risultato finale? Il risultato finale dice, Dio ci libera da tutti. Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Ma tu persevera nelle cose che hai imparato, guarda, non gli dice c'è il vademecum, persevera nel vademecum, dalle cose che hai imparato, quelle che hai visto, le cose che hai imparato, che hai ricevuto. L'Evangelo, il regno si trasmette, il discepolato è qualcosa che noi viviamo. Ecco perché è necessaria la comunione, è necessario vivere un tempo della nostra vita nella comunione cristiana. Sai perché? Si trasmette, le cose di Dio si trasmettono vis-à-vis. E poi tutti quelli che sono collegati, no, all'opera, quelli a Roma, Milano, Puglia, i responsabili trasmettono, vivono, devono imparare a vivere, perché possono trasmettere ciò che vivono in Cristo. Noi abbiamo, per grazia di Dio, dei fratelli, delle sorelle che amano il Signore e che vivono questo mandato in santità e possono trasmettere queste cose, che il regno di Dio si trasmette di fede in fede. Lode Gesù Cristo. Tu persevera nelle cose che hai imparato e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparato. Poi vedi il certificato, la certificazione d'origine, DOC, il marchio DOC. Questo tempo si utilizza il marchio di origine controllata, è questo, sapendo da chi le ha imparate, cioè avendo, come dire, la certezza che non è uno che è nato così, è sorto
dice: fratelli, ho avuto un sogno, oggi vi predico un evangelo diverso. È impazzito. Dice: oggi, fratelli, stanotte ho avuto una visione, fratello. Ogni tanto qualcuno mi racconta: fratello, ho avuto una visione, ho avuto un sogno. Tutto è sottomesso alla parola. Io non vado né dietro a sogni né a visioni, ma sottometto tutto alla parola di Dio. Tutto, tutto. Per me la parola, fratelli, la parola. Quando mi raccontano, sono buoni, io vedo, ritengo l'utile, ma per me è la parola. La parola di Dio, Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. La parola di Dio, Gesù Cristo. Ma tu persevera nelle cose che hai imparato e delle cose delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparato, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio e salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Cioè, la conoscenza delle scritture ti può dare sapienza, salute, mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi, voi giovani che conoscete, che leggete, imparate a leggere, a conoscere, perché mediante la fede voi riceverete questo, salute e sapienza. Salute e sapienza viene attraverso questo. È scritto qua. Tu vuoi sapienza, salute? Qua. Leggi, leggi. Altro che te leggi i messaggi del gruppo delle amicizie. Ah, a proposito, io sono strafelice del gruppo della Chiesa. L'altro giorno ho aggiunto un bel po' di fratelli, però poi io mi stresso, nel senso, mi arrivano chiamate, e mollo, ma non significa, sono contento. Nel gruppo serve all'edificazione, cioè, quindi noi metteremo tutto ciò che può essere edificazione. Non mi raccontate le favole dell'America, cioè, voglio, è un gruppo nostro, quindi alleluia. A me fa piacere che vedo i fratelli che scrivono, danno il buongiorno, la buona, buono. Mi fa molto piacere, non è che mi infastidiscono. Anche se non scrivo, controllo sempre io. Ogni tanto poi scrivo pure. È un modo per togliere tempo da altri gruppi. Va bene, io, tutto ciò che può essere edificazione al corpo di Cristo per me va bene. Quando si esagero poi intervengo e lo dico. Faccio il regolatore, regolo. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Lode a Gesù Cristo. Tutte queste cose le troviamo nelle scritture. Vedi che non si sbaglia a leggere, non sbaglia a dire a tutti di leggere. Io molti anni fa avevo letto alcune cose delle bolle papale, no? Una di queste era nel 300 avanti, nel dopo Cristo, che avevano abolito la lettura della Bibbia, perché dice: se il popolo conosce, siamo rovinati. E per un tempo è stato, diciamo, la lettura della Bibbia solo di una casta. Ma il Signore ci vuole che noi conosciamo.
vuole che noi siamo istruiti, perché le scritture ci possono dare un'istruzione per il bene. È buono se leggete. Io ai miei figli ancora uso questo metodo delle scritture. E io credo che l'intervento di Dio su di noi può solo migliorarci, può solo migliorare ciò che non è perfetto, è imperfetto. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre. Padre, grazie per la tua presenza, grazie per tutto ciò che stai compiendo in mezzo a noi. Grazie per le guarigioni e la liberazione. Grazie, Padre, per la tua presenza. Benedici ognuno di noi, riempici con il tuo spirito, Signore. Mandaci a casa ripieni, benedetti, unti di te, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Chi sente può pregare. Thank you.